il numero 5 di Nichols che di galoppo, No Way B che sta cercando di scavalcare Orsini, mentre Nadal WWF è ripreso in mano da Giampaolo Minnucci e No Way B passa a condurre. Orsini è secondo, adesso potrebbe provare ad anticipare Nadal, che è stato ripreso in mano credo per problemi anche di andatura. Al comando è No Way B, Orsini e Lucio Becchetti dopo i primi 400 in 27:04. Passano a condurre No Way B seconda, poi Ofelia Demar e 6 di Mino di Jesolo, sbaglia anche il 10 di Oleg K, scarrierante. Cavalli adesso dopo il primo strappo ai 600 di gara, vediamo cosa farà Nadal WWF che va su Orsini, che però resta al comando, quindi viene dura al favorito, ha spostato anche Janos per coglierne la schiena, quando siamo dopo 800 metri di gara in 58:07. Orsini su No Way B, all'esterno Nadal, Janos in schiena, lungo lo steccato Ofelia Demar, chiude Mino di Jesolo, quando siamo al chilometro in 1:14:06 per Orsini che guida con sicurezza. All'esterno Nadal un po' a galleggiare, adesso cerca di avvicinare il battistrada, No Way B lì sotto richiesta per tenere, l'andatura è veloce, il parziale in 15 sulla retta opposta alle tribune, Orsini davanti e Nadal di fuori, Janos che con i soliti problemi di andatura cerca l'attacco in terza ruota, No Way B si è ripresa, Orsini molto bene in mano ancora Lucio Becchetti, transita la curva in 15:02, entra in retta d'arrivo in vantaggio, Orsini al comando, allarga un po' Orsini che fa un po' una difesa, di dentro provano gli altri, Orsini che allarga, No Way B con sul palo la vittoria che è tra No Way B e Orsini, poi Nadal di dentro, Orsini ha allargato quando si è stancato, ha cercato di stringere i denti, No Way B si è inserita, torna Orsini, ma No Way B ce la dovrebbe aver fatta, il numero 3 di No Way B, Mario De Cristofaro, 12,94 la quota nei confronti del 2 di Orsini e poi del 4 di Nadal WWF, il tempo al chilometro di 1,14.